Buonasera e bentornati a Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda, dal lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Oggi partiamo dagli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina perché la notte scorsa le truppe russe hanno lanciato diversi attacchi aerei su Kiev e altre città ucraine come Odessa e Zaporizhia, dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa. Nel frattempo Mosca, in merito all'attentato alla vita del presidente russo Vladimir Putin, ha sottolineato di ritenere responsabili delle azioni del governo di Kiev gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e i paesi NATO. E poi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato nei Paesi Bassi dove ha in programma di incontrare i vertici della Corte Penale Internazionale che lo scorso marzo hanno emesso un mandato di arresto nei confronti di Vladimir Putin. Passiamo all'Italia dove l'anarchico Alfredo Cospito è stato trasferito dall'ospedale al reparto di assistenza integrata del carcere milanese di Opera. Dopo la decisione della Consulta in suo favore, lo scorso 19 aprile Cospito aveva infatti interrotto lo sciopero della fame che aveva iniziato ad ottobre del 2022. E passiamo al maltempo che sta causando forti disagi, soprattutto in Emilia-Romagna, dove da martedì e per tutta la notte la pioggia non è mai cessata. Le province più colpite sono quelle di Ravenna e Bologna, dove centri interi sono ormai sommersi dall'acqua. Infatti, il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha sottolineato che nelle ultime 36 ore sono caduti più di 140 mm d'acqua e ora il rischio è quello delle frane. Chiudiamo con la politica perché con la fine del reddito di cittadinanza entrerà in vigore il sostegno per la formazione e il lavoro destinato alle persone occupabili in situazione di povertà. Lo si legge nel decreto legge inviato alla Ragioneria Generale per la Bollinatura, dove viene confermata anche l'introduzione dell'assegno di inclusione destinato alle famiglie nelle quali vi sono over 60 minori e disabili. Il sostegno per la formazione e il lavoro entrerà in vigore a partire dal 1° settembre e prevede un'indennità di 350 euro al mese per un massimo di 12 mesi destinati a chi parteciperà a programmi di formazione e a progetti utili per la collettività. Per oggi è tutto, vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Flash News domani sempre alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Buona serata.